Io per la prima volta sono diventato attore, cioè il primo lavoro. Mio padre, come sempre, non legge lo spensierato. Io sapevo, figlio, io sapevo benissimo che tu potevi diventare l'attore, ma è importante che tu capisca una cosa. Vuoi sacrificare la tua vita privata per fama? È lì che veramente diventa complicato. Vuoi pensare che io mi sposto facilmente? Casualmente. Io sono riuscito, grazie ai miei amici, che sono qua con me, in maniera protetta, tutelata, a spostarmi in tutta l'Italia. Un'altra persona nel mondo dello spettacolo va in Puglia e cammina, ma chi? Io ho fatto una gallinata, una grande ansia per noi. Per me no, magari perché sono forte, però per chi mi sta vicino? Per amico mio, per amica mia, per chi mi segue, una grande ansia per loro. Non andate a una cena, magari le persone vogliono fare foto, però se stai con un gruppo di persone che non è abituato a questa cosa, può dare anche fastidio a loro. Quindi per me cosa diventa? Un'ansia per andare avanti fuori con queste relazioni che diventa? Io posso gestire, ma magari loro non riescono a gestire. Magari loro si infastidiscono. Il fatto che loro, tante volte le mie relazioni sono finite perché le persone accanto a me si sono infastidite dalla mia fama. Ho sempre vissuto con delle scelte. Che scelte dovevo fare? Perché c'era un sacco di domande a un sacco di persone. Cosa dovevo essere? Cosa dovevo fare? Dove dovevo andare? Un sacco di domande. Chiedevo a tante persone, facevo tante domande a tante persone, ma alla fine lo valutate voi, cioè. Date retta a tutti, oppure fate finta di dare retta a tutti, ascoltate. Però comunque abbiamo un cervello, dobbiamo elaborare, dobbiamo valutare, dobbiamo capire a lungo andare come fare, cosa fare, e potete cambiare anche scelte e decisioni dopo. Non c'è problema, non ci sono problemi. Io, tornando indietro, non so se avrei fatto tutte le scelte che ho fatto, sì e no. Sì, perché ora che sono un attore internazionale che vive in Italia, che ho girato in italiano, oltre al turco, ho girato in inglese, girerò ancora in inglese, poi magari un giorno parlo spagnolo, giro in spagnolo, perché no? Sto scegliendo una strada che non è compiuta dagli altri. E sto aprendo. Una porta anche secondo me ai miei cittadini che ora mi criticavano tanto all'epoca perché non capivano. Non capivano veramente cosa facevo, non capivano veramente cosa sognavo. Però io ero lungimirante di tante cose, però comunque comunicare e verbalizzare tante cose del futuro sarebbe sbagliato, bisogna far vedere dopo e essere pazienti. E ora capiscono, loro stanno cercando di imitare, fare quello che faccio o fatto, e questo vuol dire che hai fatto una scelta giusta, ma lo capisci dopo 5 anni, con il senno di poi lo capisci, no? Al momento, in quel momento diciamo, ti ignorano, magari ti criticano, ti attaccano, perché si scandalizzano, perché è una cosa nuova. E poi man mano ti danno ragione, poi ti rispettano, vinci tu e comunque ti seguono. E succede sempre così, se andiamo a vedere uomini più forti, bravi del mondo, è sempre stato così, anche con profeti è stato così, è sempre così. Le scelte se avrei fatto io tornando indietro non lo so, però ora, ripeto, avete girato in altre lingue. Sono grazie alle scelte che ho fatto, grazie al fatto che ho studiato l'italiano. Ora, per esempio, alcuni danno per scontato girare in un'altra lingua, come se fosse una pasticca, lo prendi, impari e giri. No, no, non è così. Io ho fatto una fatica all'epoca, ma comunque gli studi che ho fatto sapevo benissimo che mi tornavano utile, anche se non facevo l'attore. Oggi so che tutti gli studi che ho fatto, tutte le scelte che ho fatto, mi comunque tornavano utile. È importante per secondo me ragazzi questo, cioè noi siamo responsabili del presente.
quando c'era il nuovo costume di Sandokan, io ho detto, ero un po' entusiasta, no? Ho detto ai registi, che emozione, che fratello, che responsabilità, ragazzi, vi rendete conto che facciamo Sandokan? Tutti si aspettano queste cose, come se fossi un po' ansioso, no? Il regista saggiamente ha detto, veramente no, noi siamo solo responsabili del presente. Una frase morbidissima, ma comunque dice tante cose, essere responsabili del presente, perché quando facciamo le cose fatte bene giorno per giorno, il futuro